Bentornati sul canale di Voce Libera 2.0. Dopo un periodo di inattività ho deciso di tornare a occuparmi del canale Voce Libera 2.0. In particolare ho deciso di occuparmi della tematica ostracismo. Per fare questo ho fatto in modo di dividermi il lavoro in dei step. Oggi, questa sera, attraverso questo video, vi annuncio che è ufficiale il primo step in materia di ostracismo. In cosa consiste il primo step? Il primo step con cui che lanciamo questa sera attraverso questo video è la compilazione di un questionario. A cosa serve il questionario sull'ostracismo? Il questionario sull'ostracismo è lo strumento con cui possiamo toccare con mano e comprendere la gravità della situazione. Quanto è conosciuta la tematica in materia di ostracismo? Quanto l'opinione pubblica è informata su questo tema? E lo si può fare soltanto attraverso la compilazione di questo questionario. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma questo questionario lo devono compilare soltanto gli ex appartenenti ai testimoni di Geova? Solo i fuoriusciti dai testimoni di Geova devono compilare il questionario riguardante l'ostracismo? La risposta a questa domanda è assolutamente no. Il questionario è rivolto a ogni persona. Tutti dai 15 anni in su possono compilare il questionario che troverete giù nella descrizione, e soprattutto l'invito che faccio è quello di far girare il link in modo tale che quante più persone possibili riescano a compilare il questionario. Il questionario altro non è che un termometro che serve a comprendere, a farci comprendere quanto è sentita questa problematica, quanto è conosciuta questa problematica e soprattutto quante persone stanno affrontando questa problematica, che voglio sottolineare, non è soltanto una problematica per gli ex testimoni di Geova. Un sacco di persone si trovano ad affrontare l'ostracismo, magari di altri gruppi, solo che magari ne sentiamo poco parlare. Noi parliamo spesso dei testimoni di Geova perché è il gruppo che conosciamo, ma anche altri. Ecco perché è importante che il questionario arrivi ovunque, venga compilato da ovunque. Qualcuno potrebbe pensare: ma se io compilo il questionario, alla fine raccoglierete dei dati? Assolutamente no. Il questionario è del tutto anonimo, non ci sono dei dati da compilare e tanto più non c'è nemmeno l'obbligatorietà di inserire le mail di chi ha compilato il questionario. Quindi è un questionario che rimarrà del tutto anonimo e ha il solo scopo di misurare la temperatura sul tema ostracismo. Nulla in più. Questo è il primo step del nuovo progetto che Voce Libera 2.0 intende portare avanti per contrastare una volta per tutte la piaga chiamata ostracismo. Possiamo farlo soltanto iniziando a capire quanto è diffusa questa piaga, quanto e come intervenire, quanto è conosciuta, se è conosciuta, se non è conosciuta, come possiamo far conoscere l'esistenza di questa piaga? Ecco perché questa volta è un lavoro che va fatto in maniera certosina, in maniera precisa, in maniera dettagliata, senza lasciare nulla al caso. Ecco, l'invito che faccio è quello di copiare il link
che è giù nella descrizione, inviarlo a quante più persone possibili. E ripeto, persone, non ex appartenenti ai Testimoni di Geova. Tutti devono poter compilare il questionario. È semplice da compilare. Bisogna mettere soltanto delle spunte. Bisogna mettere. Non richiede chissà quanto tempo. In massimo 2 minuti può essere tranquillamente compilato. Non sono neanche tantissime domande per questo primo step, questo primo questionario. Voce Libera vi augura un buon